Voltiamo pagina, il rapporto sulla ristorazione del 2016 dice che il settore sta bene, crea occupazione, permette agli italiani di soddisfare il piacere di consumare fuori casa. Rappresenta certamente un dato importante perché evidentemente è concentrata quello che è il benessere di questo paese, ma il dato lombardo è assolutamente pari al dato nazionale. Calano i consumi alimentari fra le mura di casa, meno 12% tra il 2007 e il 2015. Crescono quelli fuori casa, che valgono il 35% del totale dei consumi alimentari delle famiglie. Le donne preferiscono i bar pasticceria, 65%. Trattorie e osserie scalano le preferenze del weekend e battono le pizzerie. Solo un consumatore su 100 però è disposto a pagare più di 50 euro per una cena. Lo dice il rapporto ristorazione FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi per il 2016, che attesta così il valore della ristorazione sui consumi e l'occupazione. Aumentano infatti gli occupati nel settore, mentre le ore lavorate restano al di sotto dei livelli pre-crisi del 2008. Abbiamo un'offerta di circa 300.000 imprese all'interno del quale lavorano 1 milione di persone, per cui è un'offerta assolutamente variegata che va dalle trattorie tradizionali alle attività di ristorazione stellata. Certamente oggi c'è un acculturamento anche su quello che è l'approccio al cibo dalla parte dell'italiano, per cui i ristoranti stellati trascinano un movimento che fa bene a tutto il sistema. Fra le attività che vivono un boom, i takeaway. È la formula del takeaway, va a dire con limitati spazi di vendita che poi però producono esternalità negative sull'esterno, abbassando anche quello che è la qualità dell'offerta. Fondamentale la formazione di chi decide di aprire un'attività di ristorazione. Su 100 aziende che aprono, in 5 anni 48 sono destinate a chiudere. Ecco allora l'importanza di una scuola che formi alla gestione del settore. Spesso volentieri si diceva che quando un papà non riesce a far trovare un posto di lavoro al figlio, apre un piccolo bar piuttosto che un piccolo esercizio per i consumatori. E questo avviene con scarsa conoscenza di quelle che sono sia le normative da una parte e dall'altra parte anche la formazione sui i prodotti che vengono poi offerti ai consumatori finali. Quindi l'obiettivo della scuola è proprio questo, quello di fare formazione ai gestori dei pubblici esercizi su varie tematiche. Il vostro ruolo dentro questa scuola? Allora, a Partesa, quando gli è stato presentato questo progetto, sicuramente accettato di buon grado. Noi siamo un'azienda che fa parte del gruppo Heineken Italia, siamo presenti sul territorio come distributori da più di 25 anni e l'obiettivo è proprio quello di portare la formazione su due categorie per noi principe, molto importanti, uno la birra e la seconda categoria il vino.